la festa nazionale di Mondo Sociale, due giornate il 2 e 3 settembre nella splendida cornice di Piazza del Popolo. Sai che viene chiamato il salotto più bello d'Italia e io sono veramente felice, felicissima di avere iniziato questo evento con voi. L'Equipe 84 è la storia, davvero la storia della musica. Allora, io devo dire solo che sono felicissimo di ritornare qui ad Ascoli. Sapevo che questa piazza qui era il salotto delle piazze d'Italia. Sono felicissimo perché ho frequentato Ascoli, l'ho detto anche prima mentre cenevamo, ho frequentato Ascoli dal 90 al 95 per motivi di sport, ma perché avevo un amico che giocava qui all'Ascoli, e questo amico, lo faccio anche il nome perché è un mio fratello amico, Angelo Pierleoni, ha giocato qui all'Ascoli tra il 90 e il 95 e quindi l'ho frequentata. Ascoli è una città stupenda, una città piena di arte e di cultura, come poi è anche l'Italia, però Ascoli ha qualcosa di particolare. Sono veramente felice di essere stato invitato con la band, con la mia band, dell'Equipe qui. E cosa dire, un'emozione unica, poi vedere questo salotto gremito di gente così, con questa eleganza, con questa raffinatezza, insomma, non fa altro che trasmettere emozioni e vibrazioni dentro. È un'emozione unica che ci avete regalato voi. La piazza, come hai detto, era gremita di persone che hanno partecipato, sì, con un entusiasmo, fino cantando fino alla fine. Un concerto di 2 ore avete fatto. 2 ore e qualcosa, vabbè. Poi 2 ore e qualcosa, sì, sì. Pazzeschi. Grazie agli Equipe 84. Grazie a voi, e voglio ringraziare, ecco, l'associazione Mondo Sociale, sì, ecco qua, e tutti voi. Voglio ringraziare in particolare il nostro management, ripeto, di Stefano Bianchi, che ci ha portati in questo magnifico paradiso, la nostra produzione centrale di Marco e Fabrizio Miscellaneo, i miei amici componenti Giuliano, Marco e Roberto. Siete fantastici. Grazie. Tornate presto però. Speriamo, se ci invitate, perché no? Certo che vi invitiamo. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao. Siamo con Daniela Perticarà, presidente del Mondo Sociale. 2 giorni veramente intensi ad Ascoli Piceno, ma soprattutto tanto divertimento, tante emozioni, e oltre è bello il sociale. È il sociale che si sposa con lo spettacolo, con la cultura e con la storia di Ascoli Piceno. Sono state 2 giornate strepitose, siamo volti al termine con appunto il concerto di Bobby Solo, ma anche ieri sera di Equipe 84, e poi tanti appuntamenti anche istituzionali, la Quintana di Ascoli che ci ha accolto, la celebrazione della Santa Messa al Duomo. Insomma, un programma ricchissimo che ci ha fatto conoscere anche, no? La realtà dei centri finalmente è valorizzata e i centri hanno aperto le porte alla cittadinanza, e questo è l'importante. Ma soprattutto ci ha accolto un bel sorriso suo, che ci ha reso molto più felici le persone che stavano lì sotto il palco e l'ascoltavano con interesse, ma soprattutto erano felici per la sua gioia.
Questo mi rende soddisfatta, perché è uno dei primi obiettivi, è quello di stare insieme. Quando organizziamo un evento del genere è proprio perché vogliamo stare insieme. La presenza di più territori, di più regioni d'Italia, è questo il primo obiettivo centrato, no? Si sta insieme con il sorriso, ci si ascolta, ci si unisce in gemellaggio, noi siamo felici. E le persone che vi incontrano sotto, quelle vi chiedono non solo consigli, ma portano proprio la propria gioia e vedi il loro sorriso, che sensazione fai in quel caso? Praticamente è un po', tra virgolette, la mia missione, cioè ci sono giornate, quando ci si muove nel mondo del sociale ci si impegna e tante volte si mettono da parte anche le proprie cose, no? Gli impegni personali. Quando c'è il sorriso della gente, come hai detto tu, allora ci si ripaga anche un po' delle giornate, no? Delle giornate in cui magari non si rientra proprio, no? Soddisfatti, ma il sorriso della gente ti fa capire che forse stai facendo bene e che occorre continuare a rinnovare l'impegno. A questo punto noi non aspettiamo oltre di rivederla un altro anno per un nuovo appuntamento. Assolutamente, me lo auguro anch'io e lavoreremo per questo. Quindi grazie a voi e grazie ad Ascoli Piceno.